Bella a tutti ragazzi, siamo qui con Davide. Ciao ragazzi, oggi ospite d'onore io. Ci eravamo lasciati con Calvi. Una grande squadra. Andremo a giocare quindi col Carpi. La squadra va molto bene da quando io gioco. Vedete qui la squadra, mettete pausa e voi la vedete da solo. Comunque andiamo al primo tempo, ragazzi. Attenzione a Di Gennaro! Di Gennaro! Si abbraccia col negro, incredibile. Col negro. Davide scorreggia come non ha mai scorreggiato. Lui è allenato già a scorreggiare sulle cappelle. Attenzione a Lafferty, Kyle Lafferty, Lafferty. Passa in mezzo Hernandez. Perché? Ragazzi, una battuta grande della eSport per noi, per tutti noi. Ragazzi, Taemon sta crescendo. Lafferty, Kai Lafferty, ragazzi, partita molto facile con il Carpi. Attenzione Lafferty qui. Attenzione, attenzione. Palowski, Hernandez non ci arriva. Attenzione! Mamma, mucchio! Che cazzo? Bordello in aria, niente rigore. Rigore, no, rigore, 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 sei infortunato. Vediamo chi sarà a batterlo. Lo batte io. Davide ancora. Lafferty infortunato. Mamma mia. Parte Lafferty. Lafferty, si mangia anche il rigore Davide. Dopo io c'è il Davide, fantastico. No, ragazzi, volevo. Niente, non volevo fare niente. Attenzione, non c'è nessuno in porta! Minchia. Dario. Ci sono pure io qua. La circuizione da una buona distanza. Attenzione. I Carpi. Spazza di testa il Palermo, può ripartire in contropiede Hernandez, Hernandez, attenzione, ruba palla Hernandez, 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 dietro c'è un giocatore che la vuole passata a tutti i costi, Davide fa il deficiente. No. Che scarso. No, volevo fare ragazzi. Di Gennaro, attenzione, ha già fatto un gol da quelle distanze. Un muro alto. Attenzione Hernandez, tira! Sei scarso. Vai schifo, Davide! Fai solo scorreggiare! Niente. Finisce qui, abbiamo vinto! Il migliore in campo Moon! Dai gol! Andiamo a giocare contro il Cesena. Un giorno giocheremo anche col Chelsea. Andiamo a fare... Uè, la picchialo! Moon sta qui... Protagonista di grandi prestazioni, la squadra Palermo continua a vincere, Dario lo toglie subito perché è un magnaccione. Vediamo in ufficio, abbiamo la conferenza stampa, parliamo male delle altre squadre, che ci piace. Poi andiamo a fare la formazione, ragazzi. Per Davide si deve far sempre la formazione. Abbiamo i calciatori morti, tipo, vabbè. Ci facciamo delle sapere che Davide è schifo. Come questo. Che cazzo? Aspetta! Oh, che freschezza! Aspetta! Adesso mi sento meglio. Ah, che odore di pane. Di pane? No, 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 mi sento il panificio. Ragazzi, stiamo cambiando tutti. No, Yukari non lo puoi. Dai, compa, sono tutti morti. Zitti! Zitti! Ragazzi, andiamo a giocare con tutta la formazione cambiata. Che cazzo. Scusate i piccoli errori della regia e scusate, vabbè, errori fatti apposta. Monello! Sì, Monello! Grazie alla regia per averci dato il collegamento in diretta con Giuseppe Simone. Andiamo a giocare contro il Cesena. Errore di Dario che si perde il calciatore. E ci facciamo segnare... Picchiettavi Succi! E ci facciamo segnare da Davide Succi, ex del Palermo. Subito male parte il Palermo. Non facciamo vedere il replay. Vabbè, no, anzi, facciamolo vedere. Perché Dario lo dobbiamo sputtanare in diretta. Che puzza, hai pidiato. È fantastico. È senza vera. Vedete, ragazzi, qui Dario va alla palla. Quella verde, la mette in mezzo e c'è il gol.
Me l'ha messa proprio nel buco quello adatto, quello, quello bello. Purtroppo sono... Attenzione! Mamma, ragazzi, Pemo non è sceso in campo. Questa sarà la nostra prima sconfitta, ragazzi. Peccato. No, no, niente, non perderemo mai. No, no, mamma mia. Cesena, attenzione, c'è Yukani! Mamma mia, ci siamo un'altra volta il culetto. Dario non riesce a spazzare... incredibile, Dario un lancio lungo. Dopo anni. Ancora scivolata, niente, non si vogliono staccare il pallone. Vasquez però trova l'occasione per filtrarla per quel giocatore solissimo. Attenzione! Aronica la mette in mezzo! Per nessuno, per nessuno. Però l'azione rimane viva. Bacinovic. Mamma mia, fa scuola d'Italia, assurdi, ma poi parla bene. Era so, non aveva a chi passarla, quindi... No. Attenzione qua, intanto ce la stanno mettendo in culo con Zelagna. Ve la penetra! Mamma mia, attenzione qui. La penetrazione! Ivanovic salva qui. Lanovic. Niente, attenzione, qui il Palermo sta letteralmente prendendo cazzi in culo. Ma quel Palermo si sta dilatando, proprio sta prendendo cazzi come non ne ha mai presi. Come una cosa... Secondo me è Giulio. Una cosa. A portare sfiga. Che vuol dire la mia capacità di avere. Anzi. Anzi, vi sto aiutando, vi sto dando... Ragazzi, quello che vedete tutta da scena, Dario, tutta veramente. Scena, tutta vi scena. Vi sto dando forza morale, molta... Che? Non scattare, non fai niente, stati fermo, ok? Ora, sale, ora non è che la fa. Vai. Bacinovic. C'è lo scatto, attenzione, no? Io intanto tipo mi sto vomitando addosso. Dai! No, non la passi! Bravo! No, non cambiare discorso, non la passi, sì, bravo! Peccato, oh, riattivo! Ma il più uno non ci arriva per pochissimo. Non ci arriva, cioè. Che giustamente si fanno le fucilate. Giusto. Male il Palermo. Male il Palermo, male David. Ragazzi, Davide non ci sarà più alla prossima volta. Allora, Davide ha detto che lui non vorrà più far parte di X quadro. Esatto, ragazzi. Conferma Davide, non è uno scherzo. No, comunque è vero. Dillo, Davide, dillo pure tu. L'ho detto. Quando c'è quello da solo. E spiega pure il perché. Perché non mi trovo molto bene con Davide. Mi segnerò l'ultimo gol. Ricordatevi di me. Ricordatevi di me. Comunque, comunque è vero, ragazzi. Comunque è vero, sì, perché criticano sempre. Sono due game. Perché Dario giustamente un'azione buona non te la fai in 90 minuti, quindi... Il Davide si concentra troppo. Il Davide si concentra troppo alla partita, ma non si concentra a divertirsi. Sì, vabbè. Non ce ne è fatto un cazzo dopo che prende sempre pugnalata al culo quando gioca contro di me. Ci sta io. Mi esce proprio... Mi è scivolato fuori tempo. 1-0, non ha azzeccato. Ma ora che dovrei dire, ora che dovrei voi dire. Voi siete proprio i ora più forti siete. Ora che dovrei dire. Questo... Che devo dire? Che no, zitto, perché io sono sempre quello che sta. Ma io ho fatto un errore in 90 minuti, tu ne hai fatti 40. 10? Tu ne hai fatti 40. 40, anzi che dico, 60, 100. Ma già dal primo errore ti sei lamentato. E cioè, bruciato! Ma hai continuato. Non volete fare un bello gol, Amon. Ah, io non sarò mai alla tua altezza. Esatto, non troppo. Tu l'hai detto, la volta. Ragazzi, Davide è più forte al mondo, non lo batterà mai nessuno. No, non ho mai detto una cosa del genere. No, lo e dice non lo penso neanche. Dice Giuseppe Mourinho, come hai drogato, Giuseppe Mourinho dice non ci sarà nessuno. Vabbè, non ha detto queste parole. Tira! Ha detto che... Ma basta. Siamo a 14 errori e... Ragazzi, invece facciamo la formazione, Dario si è ricreduto, quindi resterò! Lo dici tu? Ragazzi, proviamo la mia formazione. Ecco, sì, continuiamo a cambiare modulo, idea di Dario, vediamo. Andiamo a vedere cosa vorrei dobbiamo. Dire che il mio lavoro in questo video è più brutto. Attenzione, la vediamo la passa. Lazar. Devi mettere in mezzo per passare. Comunque, il Palermo già subito avanti. Muovendoci anche. Ritorna un po' indietro.
E appunto, li vinciamo, li pareggiamo tutte. È andata giù, qui a giuria attiva. Comunque, per chi lo volesse cercare, Giulio abita a Palermo. A Palermo, nato il 6 gennaio del 2007. Quindi è un bimbo molto piccolo. Un bimbo. Un filtrante perfetto, scappa con lo scappo. Dario, la droga gli fa male a Dario. Molto efficace questo modulo, soprattutto in difesa dove non passa un cane. Ma in 13 minuti puoi giudicare una partita? Sì. Un po' difficile. I giocatori si capiscono a volo. Attenzione, fantastica azione di Dybala. Azione personale di Dario. Sette gol in campionato, Paolo Dybala. C'è il gol! Non c'è niente assolutamente. Palermo che ancora non ha espresso un bel gioco. Dai, abbiamo segnato perché abbiamo rubato palla. Tutto qua, punto. Attenzione Lazar, aiuta il suo compagno. Lazar, attenzione, vediamo che cosa può fare. Ritorna indietro, aspetta lo scatto del compagno. Non darà mai la palla buona, non la darà mai. Sbaglio a passare. Ragazzi, cosa vi volete aspettare da un Lazar? Ovviamente sono. Davide fa tutto solitario, poi parla. Gol di Davide. Ragazzi, come potete vedere, l'euforia del momento. Dario veramente oggi ha avuto una brutta giornata. Mettiamola così. Ho segnato benissimo. Non c'è già niente, io sto dicendo che ha avuto una brutta giornata. Mi sono il telefono e Davide non me lo vuole. Un palo a partita! È normale ormai! Guarda che scarso! No, ma è scarso. Ragazzi, Dario, ti ho dato un po' di cocaina. E Dario si è un po' ripreso. Attenzione! Paloschi! Prova la botta dalla distanza! Come ha preso questo pallone il portiere? Non si sa, attenzione, di nuovo la palla in mezzo. Ma io voglio vedere come Dybala l'ha messa in mezzo. Non l'ho messa in mezzo. Io sono stato a metterla in mezzo, ora. Ma fu bella, vedi che era gol. Usa fare come ci c'è sicuro. Attenzione a Cesena, la parata di Yukani. Anzi, ma guarda in fine. Giulio lo come. Attenzione! Il Cesena ce l'ha messa nel culo al 90. Il crotone comunque, Dario, per farvi capire quanto non ha capito niente della partita. È vero, non ci ho capito un cazzo. Stiamo vincendo o stiamo perdendo? Attenzione! Ci arrivano fra compagni. Attenzione! Non la passa. Attenzione, c'è la palla! Dai tu, l'ho voluto fare questa cosa. Dai che siete fortissimi. Sì, lo sappiamo. Siete troppo forti siete. Ragazzi, soffrendo vinciamo, ma soffrendo. Forse non siamo più primi dopo il pareggio di prima. La colpa non sarà. Spara Davide cazzato. Non siamo primi. Più due sull'Empoli. Si apre una nuova era. E andiamo all'ultima. Non è vero, ragazzi, siamo alla terza partita. Quindi chiudiamo qui il video. Vi lasciamo con la classifica. Noi scherzavamo. Ci vediamo alla prossima.